Buongiorno a tutti, oggi video super motivazionale. Iniziamo ritirando tutti gli addobbi autunnali che ho in giro perché voglio mettere qualche cosina di più natalizio. Andrò a dare una pulita al vassoio perché poi voglio andare a metterci la mia candela. Questa qui è quella di Eurospin, è fantastica, un profumo pazzesco al prezzo di soli 5 euro. Top. E poi metterò anche il mio alberello con le lucine, questo l'ho preso al Carrefour, anche questo è veramente molto molto carino, e questo sarà il mio centro tavola fino dopo le feste. Fatto ciò, inizio con le pulizie. Parto dalla cucina, tolgo tutto quello che c'è sull'isola e inizio ad andare a pulire il piano cottura e tutto il resto del piano in quarzo. Il piano cottura andrò a pulirlo con lo sgrassatore Vert di Chantecler, questo qui che vedete nell'immagine. È fantastico per togliere grasso e unto, l'unica cosa è che lascia un po' di aloni, quindi dopo averlo utilizzato andrò a passare un altro prodotto per andare a togliere tutti gli aloni che sono rimasti sul mio piano cottura in vetro ceramica. Per andare a togliere gli aloni, come dicevo, vado a utilizzare lo Chantecler multiuso igienizzante. Questo qui è fantastico sui vetri, gli specchi, le finestre, ma anche su tutte le altre superfici. Pulisce veramente bene, non lascia nessun tipo di alone e ha un buon profumo di pera, veramente buono. Finito di pulire il piano cottura, passo al piano dell'isola. Anche qui vado a utilizzare lo Chantecler igienizzante, lo spruzzo su tutto il piano e poi con un pannetto in microfibra vado a togliere tutti i residui di sporco. Rimarrà bello lucido e pulito. Dopo aver pulito l'isola, passo a lavare i piatti. Vado a mettere tutte le cose in lavastoviglie, i piatti più sporchi li vado a sciacquare, questa è una cosa che mi chiedete spesso, lo faccio perché, come dico sempre, non vado tutte le sere ad accendere la lavastoviglie e quindi quando non lo faccio i piatti sporchi rimangono all'interno e spesso fanno un cattivo odore e questo non mi piace, quindi preferisco sempre andare a sciacquarli con un po' di detersivo per i piatti, che non capita nulla, prima di andarli a mettere dentro la lavastoviglie. In tanti mi chiedete sempre come mi trovo con il Mrs. Meyer detersivo per i piatti. Devo dire che è veramente ottimo. Io ho sempre detto che lo svelto, quello classico, è il migliore di tutti, ma questo qui devo dire che è al pari, anzi come profumazione è anche migliore, ecco, quindi mi trovo davvero bene. Se dovessi consigliarvelo vi direi prendetelo ad occhi chiusi. È un prodotto che sgrassa bene, pulisce bene le stoviglie, ha un ottimo profumo. Ecco, forse per chi non è tanto amante dei profumi per quanto riguarda le stoviglie, allora non ve lo consiglio perché è veramente molto profumato. A me è una cosa che non dà fastidio, ma ad alcuni so che le stoviglie troppo profumate a volte non piacciono. Quindi in quel caso lì, se non siete amanti della profumazione forte sui piatti e sulle stoviglie, forse non è il prodotto più adatto per voi.
però io lo amo. Per ultimo vado a sciacquare le spugne e le metto ad asciugare. Una volta asciutte le vado a ritirare nel mio cassetto sotto il lavello. Asciugo per bene tutto, sciacquo il lavandino e anche i piatti e la zona lavello sono perfettamente puliti. Finisco di riordinare la cucina, metto a posto le tende, rimetto a posto il tappeto, vado a rimettere tutte le cose che avevo sull'isola, quindi Alexa, il sale, la bottiglia del vino, eccetera, e poi mi vado a dedicare alle altre stanze. Passo alla sala cinema. Qui solitamente la cosa più sporca è il divano, perché comunque qui si guardano i film la sera e si mangiano magari le patatine, i popcorn, e quindi sul divano rimangono sempre delle briciole. Per prima cosa vado a ritirare le copertine, quindi le sbatto un po', le piego e le ripongo al lato del divano. Dopodiché andrò a pulire i tavolini e il mobile. In questo caso vado a pulirli con il Mrs. Meyer, che è veramente ottimo anche per i mobili ma per tutte le superfici, perché pulisce veramente bene, si asciuga in fretta, non lascia aloni ed ha un profumo fantastico. Nonostante io passi spesso la polvere, se ne forma sempre una valanga, cioè potrei andare a fare la polvere tutti i giorni e tutti i giorni avrei comunque la polvere sui mobili. Finito di pulire i mobili e i tavolini, passo ad aspirare il divano. Io lo faccio sempre col Dyson, mi trovo davvero bene perché aspira molto bene e anche in profondità, e quindi lascia il divano bello pulito e igienizzato. Una volta che ho terminato di aspirarlo, vado a profumarlo con il mio Deo Mix, che è veramente un profumatore eccezionale. Rimane profumato per un sacco di giorni, è veramente top. Ed eccolo qui il mio aiutante, questo è lo Yedi 2 Hybrid che mi aiuta mentre faccio le pulizie, lui aspira e lava il pavimento, è veramente un accessorio utile, spesso me lo chiedete come mi trovo e mi trovo veramente benissimo perché lo faccio partire praticamente tutte le sere, lo programmo e quindi io arrivo a casa e lui ha già pulito e lavato tutti i pavimenti e credetemi è un grosso aiuto soprattutto per chi è fuori tutto il giorno, tutti i giorni. Passo poi a pulire il salotto, anche qui vado a utilizzare Mrs. Meyer e vado a pulire tutti i mobili perché sono anche questi belli impolverati. Lo utilizzo sia sul legno che sulle ante in vetro e vengono veramente splendide. Thank you.
Stessa cosa nella zona camino, vado a togliere tutto quello che c'è sul marmo e sempre con lo stesso pannetto morbido, il mio Mrs. Meyer, vado a togliere tutta la polvere. È un po' che non vi aggiorno più sulle mie orchidee, ultimamente le sto un po' trascurando, infatti non stanno più fiorendo, devo coccolarle un pochino di più. Adesso vado a pulire il mobile, tiro la tenda, intanto lì c'è il mio robottino che passa ad aspirare e lavare i pavimenti, metto a posto i cuscini e anche qui andrò ad aspirare il divano e a profumarlo con il mio Deo Mix. Anche il salotto è perfettamente pulito e quindi posso andare su al piano delle camere. La prima camera che andrò a sistemare è quella di Ale e quando sono entrata ho avuto un leggero mancamento. Poi mi sono ripresa e ho iniziato a dare un senso alle cose. Quindi sono andata a sistemare i vestiti, a tirare sui cuscini, la poltrona. Quando fanno il pigiama party il giorno dopo, in genere la camera in cui l'hanno fatto è un po' disastrata, ma li capisco, insomma ogni tanto è giusto che si divertano anche loro, ecco. In generale, non dico tutti i giorni, ma ogni tanto il letto lo rifanno da soli e ne sono molto contenta, ma in questo caso invece non l'avevano fatto e quindi andrò a farlo io. Anche qui, dopo aver riordinato, farò partire il robottino che andrà ad aspirare e a lavare i pavimenti. Passo poi alla mia camera, qui ho aperto la finestra per arieggiare un po', lo faccio sempre quando vado a fare i letti, apro sempre le finestre 10 minuti, un quarto d'ora prima, poi le chiudo perché ho sempre il terrore che entrino le cimici, però c'è bisogno ogni tanto di arieggiare i locali. Rifaccio il letto, sistemo i comodini e poi passo alla camera successiva. Passo poi alla camera di Daniele, dove c'era già lui che stava riordinando le sue cose e infatti ha tirato su anche il letto, vado a sistemarlo un pochino meglio e poi vi facciamo vedere una cosina che Daniele mi ha chiesto perché ci tiene davvero tanto a parlarvene e a mostrarvela. Già che sono qui in camera di Dani, visto che me l'ha chiesto, vi faccio vedere la sua piantina di pomodori. Guardate,
Vi ricordate che vi dicevo che voleva piantare i semini e fare le piantine di pomodori? Ha piantato i semini e guardate che piantine che sono venute fuori. Bravissimo. Sei un agricoltore. Mangerete i miei pomodori. Mangeremo i tuoi pomodori. Cosa sono questi? Cuori di bue? Cuore di così. Vediamo un pochino cosa ne viene fuori. Per adesso la piantina è in buono stato. Quando c'è il sole la mettiamo un pochino fuori lì, poi la rimettiamo dentro perché ormai fa troppo freddo e contiamo per Natale di mangiare pomodori. Cosa dici te? Per Natale? No, non credo. No, verso primavera. Magari sì. Se vengono, speriamo. Speriamo, speriamo in bene. Va bene, finiamo le nostre pulizie. Ciao! Terminate le camere, passo al bagno di sotto che non avevo ancora pulito mentre quello di sopra era già a posto. Apro la finestra per fare arieggiare un pochino e poi mi dedico alla pulizia. Parto dalla zona vasca, quindi ritiro tutti gli sciampi, balsami, bagnoschiuma, eccetera. Vado a svuotare questo bagnoschiuma che in realtà è pieno d'acqua, è quello che usa Ale quando fa il bagno per giocare e lo vado a buttare via perché è già da un po' che è lì. Vado a ritirare tutte le cose che ci sono in giro, le spugne, i giochi, eccetera, e poi mi dedico alla pulizia della vasca. Come sapete, il mio detergente preferito per il bagno è il Viacal in assoluto, quindi lo vado a spruzzare, lo lascio agire e poi con la spazzolina o la spugna vado a pulire per bene tutta la vasca. Mentre pulivo ho notato che lo scarico della vasca era un pochino lento, quindi sono andata a prendere l'aceto, ne ho messo un bicchierino nello scarico, dopodiché ho preso il bicarbonato e ne sono andata a mettere circa 2 cucchiai e poi con il bollitore pieno di acqua calda sono andata a versarlo sopra e questo aiuta le tubature a liberarsi, infatti dopo non ho più avuto problemi, l'acqua andava giù tranquillamente. Questo è un metodo che per me funziona da sempre, lo utilizzo spesso, soprattutto anche in cucina, quindi se avete bisogno di un metodo efficace e naturale, utilizzatelo perché è una bomba. Anzi, al posto dell'aceto classico che ho utilizzato io perché l'altro non l'avevo, potete utilizzare l'aceto di alcol che è ancora meglio ed è anche meno inquinante. Passo poi alla pulizia dei lavelli, anche qui avevo messo il Viacal, l'ho lasciato agire un pochino e poi con la spazzolina vado a dare una bella pulita. Tolgo tutto quello che c'è sul piano e poi con una spugna vado a togliere l'eccesso di prodotto dai lavelli, quindi vado a sciacquare il Viacal e per pulire gli specchi utilizzerò lo Chantecler igienizzante che è una bomba perché non lascia neanche un alone e poi con il mio pannetto in microfibra vado ad asciugare il tutto.
Riposiziono tutte le cose che avevo sul piano e poi passo alla pulizia dei sanitari. Anche qui vado ad utilizzare lo Chantecler igienizzante, tolgo tutto quello che c'è da togliere dal bidet e vado a spruzzarlo in modo da lasciarlo agire un pochino sia sul bidet che sul WC, e poi con la mia spugna vado a togliere tutti i residui di sporco, insomma vado a pulire sia il bidet che il WC. Fatto ciò vado ad asciugare il tutto con il mio pannetto in microfibra e vado a mettere all'interno del WC il mio ACE Candeggina Gel, che trovo veramente valido al pari del WCnet, veramente ottimo. Io utilizzo quello viola e mi trovo veramente molto molto bene. E con questo è tutto, terminata la pulizia di oggi. La tavernetta me la lascio per la prossima volta perché ero stanca morta. E vi ringrazio di avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e ricordatevi di iscrivervi al mio canale.